In occasione della ricorrenza del Santo Natale, anche il vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha voluto rivolgere il suo messaggio di auguri alla comunità diocesana. Monsignor Leuzzi, nell'augurare un sereno Natale, ha esortato i fedeli a trascorrere in ottica di riflessione e a compiere atti di generosità nei confronti degli altri, soprattutto di chi vive momenti di difficoltà. Io vorrei augurare a tutti il coraggio di entrare nella grotta di Betlemme. Siamo in un momento particolare della storia dell'umanità. Abbiamo vissuto noi qui a Teramo un anno berardiano, è stato un anno molto intenso, impegnativo e anche pieno di speranza. Ora, preparandoci a vivere l'evento del Natale, siamo chiamati tutti a fare un passo in avanti. E il passo in avanti è molto semplice, l'ho ripetuto più volte in questi giorni. Vorrei augurare davvero a tutti i nostri fratelli e sorelle che vivono nella nostra chiesa diocesana a non aver paura, a rischiare quest'anno, di entrare nella grotta perché gli avvenimenti contemporanei in qualche modo ci sollecitano a fare un passo in avanti, a verificare davvero se quel bambino è davvero colui che può portare non solo la pace, ma dare speranza alla vita di ciascuno di noi, alla vita delle nostre comunità, per costruire insieme un futuro migliore. Nel suo messaggio augurale, il vescovo si è rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Le nuove generazioni che vivono un momento di difficoltà, difficoltà che sono legate unicamente e principalmente alla difficoltà di comprendere il vero significato della vita. Ecco, io credo che entrando nella grotta di Betlemme noi possiamo scoprire chi siamo e dove vogliamo orientare la nostra vita. Per questo l'augurio più bello che faccio a tutti è di sperimentare la gioia di aver scoperto che quel bambino è davvero il centro della mia vita.